Real dall'ara di Bologna, Bologna contro Palermo. Cherubini esce bene, si allunga troppo il pallone, bravo Migliaccio a rinvenire, subito per volontà per Pastore, posizione regolare, Pastore col destro, la respinta di Viviano, arriva Migliaccio, Ilicic andrà al cross, col mancino sul secondo palo, Bobo gira e palla in corner. Il destro di Di Vaio sul secondo palo, ha sbucato Perez, ha provato a piazzare d'interno sinistro. Ora Ramirez, Piggiorini può andare col mancino alla battuta, tesa, mano destra di Sirigu a salvare il Palermo. E va Bobo col destro sul primo palo, non si fa sorprendere qui Viviano. Peggiorini porta palla lui, aspetta il movimento di Perez che gli lascia lo spazio, sempre due però accompagnare Peggiorini, arriva il calcio di punizione su segnalazione, il secondo giallo di Garcia ed è rosso. Di testa Ramirez, palla sul fondo. Attenzione a Della Rocca, cross, il secondo palo per Di Vaio. Che occasione per il Bologna, il movimento impeccabile di Marco Di Vaio. Quale profondità per Di Vaio, sullo spunto ancora Di Vaio, Angelkovic si appoggia in modo legale secondo De Marco. Della Rocca, servito Paponi, molto largo, arriva il taglio dentro, velocità portante di Rubin, Paponi fa tutto col destro. Rubin si coordina per il cross col mancino, ancora sul secondo palo, ancora Paponi! Paponi! All'ultimo minuto! Bologna 1, Palermo 0. Quanto è bello, visto che quello della domenica scorsa a poco era servito. Bellissimo, bellissimo, perché serviva alla squadra una vittoria e serviva a me personalmente segnare, perché era da tanto che non andavo in gol. E ne ho fatti due consecutivi, sono contento, lo dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza che è in tribuna. Senti Daniele, in questi 5 anni che ti hanno separato dall'ultimo gol in Serie A, era a Messina con la maglia del Parma, sì. Che cosa è successo, che cosa ti è passato per la testa? Ma guarda, venendo da 2 o 3 campionati brutti che ho fatto, penso che dentro di me si è creata una cattiveria e adesso...